Anticipazioni uomini e donne, ecco la clamorosa decisione della redazione. Arrivano delle importanti novità sul programma pomeridiano di Canale 5. Da più di 20 anni, dal lunedì al venerdì alle 14.45, va in onda su Canale 5 il dating show Uomini e Donne, condotto e ideato da Maria De Filippi. Agli albori, il programma era formato solo dal trono classico, ma dal 2010 è stato introdotto anche quello over, composto da dame e cavaliere. Le registrazioni delle nuove puntate vengono effettuate almeno 2 volte a settimana all'interno dello studio Helios in via Tiburtina a Roma. Le anticipazioni delle puntate relative a giovani e senior sono sempre state diffuse attraverso il sito ufficiale della trasmissione Mediaset. Da qualche giorno, però, non è più così, per quale motivo? Nei paragrafi successivi cercheremo di fare chiarezza su questa decisione. La redazione stoppa la diffusione delle anticipazioni. A quanto pare, la redazione di Uomini e Donne ha preso un'inaspettata e clamorosa decisione, che quasi sicuramente creerà delle polemiche da parte del pubblico. Sembrerebbe che gli autori del trono classico e over abbiano deciso di bloccare qualsiasi forma di spoiler delle registrazioni del programma TV. Infatti, mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio sono state realizzate le nuove puntate e sul sito non è apparso nulla. Riguardo al 15-2, addirittura, non è stato riportato nemmeno l'avviso che comunica agli utenti della registrazione in atto. Ma per quale motivo tutto questo? La redazione del popolare programma di Canale 5 avrebbe fatto un passo indietro non divulgando ciò che avviene in studio, con l'intento, quindi, di aumentare la curiosità da parte dei telespettatori, i quali avranno la possibilità di conoscere i fatti solamente durante la visione degli appuntamenti in onda. Trono classico, le scelte verranno realizzate fuori dallo studio. Ma a Uomini e Donne potrebbero arrivare altre novità molto importanti, che riguarderebbero soltanto il trono classico. Dopo la scelta inedita di Paolo Crivellin, che ha affidato il suo cuore ad Angela Callosi, gli autori, in particolare Raffaella Mennoia, potrebbero modificare completamente la parte finale delle vicende dedicate ai giovani. In che senso? Invece di effettuare la scelta in studio, come è accaduto in tutti questi anni, potrebbe essere registrata in esterna e poi mandata in onda per la prima volta davanti a tutti. Quindi, anche in questo caso non verrebbero diffuse delle anticipazioni. Quest'idea verrà messa in atto? Per sapere questo e altro sul programma di Maria De Filippi, continuate a seguire questo sito.